Imparare a comunicare è un mantra che ci sentiamo ripetere spesso. Social network, lavoro svago e produzione sono elementi sempre più connessi grazie alla tecnologia. Partendo da questi principi, il liceo scientifico Medi di Senigallia ha scelto una classe di studenti per approfondire il tema della comunicazione. L'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro nel liceo, che può sembrare quasi una cosa utopistica, in realtà è una delle cose più importanti che la legge 107 ha portato. Per cui i ragazzi sono abituati con questa procedura a capire esattamente come funziona il mondo del lavoro ed avere un orientamento importante per il futuro, a maggior ragione in un liceo come il nostro, quando questa alternanza scuola-lavoro riguarda la comunicazione, che è una delle caratteristiche, delle soft skill più importanti che i nostri ragazzi e le nostre ragazze dovranno avere. Lo scorso anno la classe 4 B ha iniziato un percorso di lavoro in collaborazione con Radio Arancia e Radio Velluto. La 4 B, attuale 4 B, ha iniziato lo scorso anno un progetto di alternanza sulla comunicazione. Un'azienda enorme al giorno d'oggi, perché la comunicazione è madre di tutto il mondo contemporaneo e postmoderno. E devo dire che è stata molto entusiasmante vedere i ragazzi lavorare, costruire pezzi di giornale e poi andare in radio e vedere messo in discussione tutto. Si sono resi conto di quanto sia importante una comunicazione che arrivi, importante cosa dico, ma molto importante come lo dico. Dal 27 febbraio al 3 marzo la classe è stata ospitata da Radio Arancia, dove ha messo in pratica il lavoro svolto in classe. Il nostro progetto qui alla radio in realtà non è iniziato da subito come un progetto di alternanza scuola-lavoro. Infatti l'anno scorso, quando eravamo ancora in terza liceo, l'abbiamo iniziato come un progetto più di svago, consigliato dalla nostra prof di italiano. E poi però con la legge dell'obbligatorietà nel fare appunto l'alternanza scuola-lavoro abbiamo deciso di portare questo progetto proprio come la nostra alternanza. E il progetto riguarda la costruzione di un programma radiofonico, in genere della durata di un'ora, che abbiamo iniziato l'anno scorso con due puntate di prova, mentre quest'anno abbiamo, diciamo, fatto le cose più in grande e ci siamo spinti fino a lavorare un'intera settimana qui proprio a Radio Arancia. Il nostro progetto è cominciato con l'incontro di un esponente della radio, Radio Velluta Senigallia, Alessandro, che ci ha spiegato e ci ha introdotto nell'ambiente radiofonico, spiegandoci come si costruisce una puntata. Dopo queste nozioni siamo stati in grado di reperire le informazioni necessarie per la stesura delle due puntate che abbiamo registrato l'anno scorso e questo ci è costato anche molti sacrifici dal punto di vista del tempo, perché ci siamo visti molti pomeriggi per scrivere i pezzi che poi avremmo dovuto dire in radio. Il lavoro lungo un anno sarà completato con la messa in onda su Radio Velluto del programma ideato, scritto e prodotto interamente dai ragazzi.